Continuiamo la nostra lezione nel punto esatto in cui l'abbiamo lasciata. Dicevamo che Michelangelo aveva realizzato a Firenze, già il vecchio ramo dei Medici è stato cacciato, non è più il tempo di Piero il Fatuo. Un Cupido aveva realizzato anche un'altra statuetta che è andata perduta. Secondo alcuni l'aveva realizzata, anzi le fonti sono abbastanza concordi da questo punto di vista, è che manca la prova provata, cioè la statua in sé. L'aveva realizzata per Lorenzo di Pierfrancesco, ve lo ricordate? Una nostra vecchia conoscenza. E cioè non si sa se il committente o comunque di sicuro il proprietario della Primavera di Botticelli e della Nascita di Venere, che erano collocate a casa sua. Solo che questo cupido di marmo realizzato da Michelangelo, Lorenzo di Pierfrancesco, ha una bella trovata. Lo fa antichizzare, cioè lo fa un po' rovinare, lasciandolo per qualche tempo sottoterra, lo fa colpire con qualche colpo di scalpello, dopodiché lo vende nel mercato antiquario tramite un mercante. Lo vende a Roma al cardinale Riario, che non era una personalità di secondo piano, di fatto era il ministro delle finanze dello Stato Pontificio. Palazzo Riario a Roma è una residenza enorme, incredibile, attualmente è sede della Cancelleria Apostolica. Allora, il cardinale ci casca, però dopo qualche tempo viene a sapere che in realtà quel marmo così pregevole era un falso. Vuole conoscere l'autore. E questo è il momento in cui Michelangelo compie il salto, cioè lascia Firenze per Roma. Qui a Roma, per il cardinal Riario, Michelangelo realizzerà una statua molto famosa, molto bella e interessante. Vediamo di recuperarla. Ecco qua, primo soggiorno romano. La statua del Bacco, attualmente collocata presso il Museo del Bargello. È una statua che si trova anche nel vostro libro. Rappresenta il dio greco con in mano una coppa, quindi nell'atto tipico caratteristico del suo essere dio dell'ebbrezza e del vino. Che si tratti di Bacco è molto chiaro, ha, come potete vedere, dei frutti d'uva sul capo, anche in mano un sacco con dell'uva di cui un satiro alle sue spalle si ciba rubandola. La peculiarità di questa scultura, che tanto colpì il committente, forse al punto da indurlo a non esporre l'opera. Argan questa peculiarità la nota con particolare finezza, è l'essere una statua, per così dire, barcollante. Michelangelo si spinge al limite estremo della mimesis, che era stata tipica dell'arte classica e segnatamente dell'arte ellenistica. Rappresenta la figura in atto di compiere un'azione reale. Quindi gli elementi di idealizzazione cedono il passo ad una, come dire, concretizzazione della figura che si esprime attraverso un campionario di soluzioni stilistiche davvero raffinatissimo, e cioè il busto leggermente piegato con le pieghe bene in vista, come bene in vista sono i muscoli poderosi del Bacco, l'attenzione all'espressione svagata, non tiene il capo eretto, Scusi, ma professore, dimmi, cara. per caso potrebbe accettare Francesco Marchese che sta aspettando? Certo, sì,
stranamente non mi lampeggiava dandomi l'indicazione che dovessi accettarlo. Grazie di avermi informato. Quindi dicevo, l'espressione... Ciao Francesco. L'espressione... Buongiorno. Ciao. L'espressione del volto è quella tipica della persona ubriaca, cioè della persona che ha perso, diciamo così, l'assoluto dominio su sé ed è quasi, come dire, intenta a compiere l'ultimo brindisi totalmente concentrata nel suo gesto, nel suo atto. Ci immaginiamo quasi le parole pronunciate dal Bacco: alla salute, bevete anche voi. Capite perché il cardinale Riario rimane sconvolto? Cercava un autore capace di immagini paragonabili a quelle dell'arte ellenistica e si ritrova un autore in grado di evocare la vita. La fama di Michelangelo inizia a diffondersi. Pare che in questo periodo lui realizzi delle tele, anche se la loro attribuzione è incerta. Quello che è certo è che ottiene un'altra importantissima commissione da un cardinal francese, Jean de Billard. E questa commissione, una statua probabilmente pensata per adornare la, la tomba di questo cardinale, è una scultura celeberrima che tutti conosciamo, attualmente collocata all'ingresso della Basilica di San Pietro, rigorosamente protetta da una barriera di vetro antiproiettile, proprio come la Gioconda. Anche perché con la Gioconda questa statua condivide la medesima sorte di sfregio. È un destino che tocca spesso le figure iconiche, diventare bersaglio di un odio cieco, incontrollato, che non è tanto rivolta al simbolo che esse rappresentano, quanto è piuttosto l'occasione di sfruttarlo, questo simbolo, questa profonda carica di significato, per esaltare l'ego narcisistico di chi le colpisce. I danni arrecati alla statua furono seri, le saltò un dito, le saltò la punta del naso, però ecco, grazie a Dio le parti furono recuperate e riattaccate, anche se la statua mostra ancora ben in vista i segni dell'oltraggio ricevuto. È una statua a cui Michelangelo teneva tantissimo, perché se Riario, il Bacco, a quanto pare non lo esporrà mai, infatti della vita del Condivi Michelangelo parlerà estremamente male del cardinal Riario, ne farà dire di tutti i colori al suo biografo. Ecco, quest'opera sarebbe stata vista e ammirata da tantissime persone. Considerate che Michelangelo è ancora poco più che ventenne, quindi ci tiene a legare il suo nome a un capolavoro assoluto, un'opera che lo renda immediatamente riconoscibile. E di questa riconoscibilità è segno anche la firma. Questa è l'unica scultura di Michelangelo firmata. Come potete vedere, la firma corre lungo una fascia che attraversa il petto della Vergine. Michelangel Buonarrotus Florentinus Fecit. Si spiega col fatto che molti non riconoscevano la paternità del giovane artista, non potevano credere che un ragazzo che aveva poco più di 20 anni fosse in grado di scolpire un capolavoro simile. Effettivamente l'immagine è di una bellezza sconvolgente, che va molto al di là del genere cui è legata, il genere cosiddetto della Vesperbild, e cioè della pietà del tramonto, quella pietà che si compie ai piedi della croce quando il cadavere di Cristo viene tirato giù, e secondo una tradizione che però non è confermata da dati scritturistici, viene
depositato sulle braccia della Vergine per un ultimo saluto. Il fatto che non sia confermato quest'atto dalla scrittura farà sì che dopo il Concilio di Trento immagini del genere vengano gradualmente abbandonate. Ma a questa altezza l'immagine aveva un'ampia fortuna, soprattutto in area nordica, ce lo dice la stessa denominazione, ma anche in Italia, se si pensa che con soggetti simili si erano cimentati, che so, Giovanni Bellini a Venezia, oppure Cosme Tura, Ercole De Roberti, i famosi pittori ferraresi che Michelangelo, le cui opere Michelangelo aveva conosciuto durante il soggiorno bolognese. E qui si vede tutta l'importanza di questo soggiorno, con la carica espressiva legata alle opere ospitate in quella città, opere in cui non si fa mistero della sofferenza e del dolore, e in cui quindi trova piena espressione una vena popoleresca, plebea, a cui Michelangelo attinge a piene mani nella realizzazione della Pietà. Non lo fa però secondo le modalità che noi ci aspetteremmo. L'opera non strappa le mani, le lacrime, è semmai pervasa in un'atmosfera di silenzio e quasi di dolcezza che implica un'accettazione che non può che essere intellettuale e non sentimentale dell'accaduto. Qui Michelangelo dimostra la sua genialità nella trasformazione di un soggetto popolare in un soggetto colto, coltissimo, tra l'altro perfettamente legato alla dottrina cristiana, come dimostrano alcune sottigliezze che solo a prima vista possono sembrare delle stranezze. Facciamo degli esempi concreti, così ci spieghiamo. Il volto della Vergine. Quando la Madonna partorisce Cristo, quanti anni ha? Qualcuno sa rispondermi? Allora, la Madonna rimane incinta a 16 anni. Quindi voi sareste, se fosse successo a qualcuno di voi, sareste già, delle ragazze intendo, sareste già madri. Cristo vive 33 anni, quindi è presto detto 16 più quasi un anno di gestazione, quindi 9 mesi, facciamo 17, 17 più 33, la Madonna 49 anni e ne sta per compiere 50. Si trova dunque in un'età decisamente avanzata. Oggi è facile imbattersi in splendide cinquantenni botuliniche, ma è da credere che all'epoca fosse un po' più difficile conservare dei tratti giovanili. Quindi questo volto della Vergine, che sembra lo stesso volto della bambina rimasta miracolosamente incinta, è una stranezza, ma lo è solo superficialmente, perché la Madonna non è toccata dal peccato originale, quindi non va incontro alle sue conseguenze negative, come l'invecchiamento, come la morte. Già all'epoca iniziava a diffondersi, sebbene non si trattasse ancora di un dogma, l'idea che la Madonna fosse stata assunta in cielo in anima e corpo. Allo stesso modo, Cristo è rappresentato quasi come un bambino, fateci caso, nella nitida, perfetta composizione piramidale, il corpo di Cristo si inserisce senza sconvolgimenti, senza tensioni, dimostrando una fisicità, una compattezza, una volumetria che non sono quelle di altre immagini cui ci abituerà il Michelangelo maturo. È un Cristo decisamente in sedicesimi, ridotto, quasi un bambino. È come se questa immagine fosse l'esemplificazione della risposta di Cristo
alla domanda di Nicodemo. Nicodemo sarà una figura molto vicina a Cristo, sarà l'unico membro del Sinedrio che lo difenderà, andrà a trovarlo ai piedi della croce, si occuperà quindi direttamente della sua sepoltura. Ora, in un passo del Vangelo di Giovanni, Cristo cammina insieme a Nicodemo. Probabilmente è una giornata ventosa come quella di oggi. Ci sono delle foglie che si muovono qua e là. Nicodemo, in questa atmosfera un po' cupa, chiede a Cristo: ma può l'uomo rientrare nel grembo di sua madre e rinascere? È una domanda carica di senso. È come se gli stesse chiedendo: può l'uomo, dopo la sua vita, quindi dopo aver commesso tanti errori, tanti sbagli, dopo aver tradito, e qui ognuno potrebbe elencare le sue colpe, rientrare dopo tutto questo nel grembo di sua madre e rinascere, cioè ritornare puro e riacquistare la gioia, la freschezza dell'inizio. Allora, Cristo si guarda intorno e trasforma la cupezza atmosferica in occasione di riflessione e gli dice: lo vedi queste foglie? Il vento le porta dove vuole. Ecco, così è dello Spirito di Dio, che può trasformare gli uomini nella loro intimità. Quindi trasformare la morte in vita. Fateci caso, la scena che qui Michelangelo sta rappresentando dovrebbe essere una scena straziante. È una scena che in questi tempi di epidemia c'è stata tanto volte negata, e cioè il conforto ai defunti, ai propri cari. Ma chiunque ha attraversato un'esperienza simile sa che le ferite che essa lascia nell'anima non se ne vanno, sono come dei graffi che non si cicatrizzano, eternamente sanguinanti. Eppure, nonostante questo, Cristo rappresenta la Madonna e il Figlio, certo, in un'atmosfera dolente e meditativa, ma non di abbandono alla sofferenza, quasi di attesa del domani che verrà, come se il bambino si fosse addormentato e dopo questa triste esperienza potesse ritornare nuovamente a vivere, a respirare. E lo fa con lo stesso trasporto dell'amante che guarda all'amato. Infatti, in età romantica, questa scultura verrà interpretata quasi come la raffigurazione, che ne so, di Tristano e di Isotta, invertendo le parti, invertendo i ruoli, ecco, degli amanti che si abbracciano e che si stringono nel momento estremo. Capite che non è l'intenzione di Michelangelo. L'intenzione di Michelangelo è, da un lato, cotta in senso scritturistico, dall'altro letterata e letteratissima. Ricordate, abbiamo detto che Michelangelo è uno scrittore e avrà sicuramente ricordato in questo frangente i versi dedicati da Dante alla Vergine, dove la chiama Vergine madre, figlia di tuo Figlio, e continua. Qui i due sono entrambi giovani, i rapporti si invertono, il tempo si ferma e la storia ricomincia in un scintillio continuo di luce che Michelangelo ottiene levigando la materia in un modo inverosimile, che non ripeterà più. Questa è, tra le opere di Michelangelo, la più finita. Qualche critico arriverà a parlare di troppo finito, cioè quella che si determina principalmente in contrasti cromatici tra le ombre che si assiepano nelle larghe pieghe del manto della Vergine, che è un vero tour de force stilistico, e la luce che si riflette sul corpo bianco e levigatissimo di Cristo. Ecco, con quest'opera il giovane Michelangelo ha guadagnato la sua maturità. Può andarsene via da Roma
sicuro e soddisfatto, ecco, consapevole di aver superato se stesso. Ecco, prima però di tornare a Roma, di passaggio va, ops, scusate, va di passaggio a, a Siena, dove deve realizzare 15 statue di santi per il battistero di Siena, ne realizza semplicemente 4, dopodiché torna a Firenze. Ecco, e qui inizia la seconda grande avventura di Michelangelo, e cioè una di quelle opere assolute, incredibili, attraverso cui, diciamo così, l'artista entra nella storia della scultura, e cioè la statua, ops, del David. La statua, originariamente collocata a Piazza della Signoria, oggi l'originale si trova alla Galleria dell'Accademia. In Piazza della Signoria c'è soltanto una copia prodotta nell'Ottocento, proprio perché l'originale mostrava ampi segni di degrado dovuti all'inclemenza degli agenti atmosferici. Anche questa statua qualche problemino, come la Pietà, l'ha avuto. Ma andiamo oltre e soffermiamoci sull'immagine in sé, anche perché è un'immagine su cui c'è tanto da dire. Per prima cosa, collochiamoci nella Firenze di inizi Cinquecento, con il giovane Michelangelo che torna da Roma carico di onori e si sofferma nel prato verde circostante la basilica di Santa Maria del Fiore, su un gigantesco, colossale blocco di marmo, già malamente sbozzato da Antonio Rossellino e Agostino di Duccio. Così malamente sbozzato che i due avevano deciso di abbandonarlo. Allora, il capitolo del Duomo pensa bene di sfruttare Michelangelo dicendogli: ma perché non realizzi una statua da collocare sulla tribuna di Santa Maria del Fiore con questo blocco? Michelangelo, cui piacevano le sfide, accetta. Fa costruire uno studio mobile, un laboratorio attorno alla statua, si chiude qui dentro e lavora per alcuni anni. Per carità, realizzerà anche qualche piccola opera. Per esempio, realizzerà la Madonna di Bruges, di cui parleremo, tra quelle presentate nel vostro libro. Ma certo, l'impegno dovuto al David è un impegno totalizzante, anche perché se nella Pietà lui era giunto al prodigio, per così dire, di rendere dotto il tema popolare per eccellenza, il tema pietista e strappalacrime per eccellenza, qua si tratta invece di trasformare il soggetto religioso, il David, in simbolo della nascente autonomia cittadina, in simbolo di una città che vuole difendersi da sé, proprio come scriveranno, ricordate, Machiavelli quando parla della milizia cittadina, una città che vuole sottrarsi quindi alla pratica estremamente diffusa all'epoca di prezzolare dei mercenari per difendersi, mettendo quindi in mano ad altri le proprie sorti, il proprio destino. Quest'uomo, invece, questo Davide che Michelangelo scolpisce, vuole essere in toto faber fortune sui, artefice del proprio destino, responsabile della propria sorte, del futuro suo e della città. Vuole essere un simbolo di
Firenze. Di quella Firenze, e quando Carlo, quando il re di Francia arriva alle porte della città, al grido "noi suoneremo le nostre porte", risponde con Pier Capponi "e noi suoneremo le nostre campane", pronta a combattere sino alla fine. Perché un uomo del Medioevo risponderebbe, o un nazista risponderebbe, perché Dio è con noi. Davide è un simbolo biblico. Però Michelangelo è anche, oltre ad essere un uomo di profonda cultura biblica, è anche un uomo del Rinascimento. Sa che il destino individuale è affidato in toto al singolo, all'individuo, che deve comportarsi sapendo che tutto dipende da Dio, ma come se tutto dipendesse esclusivamente da ciò che egli farà. Quindi il David che lui rappresenta sarà quanto di più simile agli eroi greci che gli erano stati, i cui miti gli erano stati narrati da piccolo nella, presso la corte del Magnifico, a cui miti, i cui miti qui avevano i miti cui avevano creduto, qui avevano dato seguito Botticelli e gli altri artisti nella cerchia di quel, di quello straordinario mecenate. Perché dunque non rappresentare David come un dio pagano? In fondo Michelangelo l'aveva già fatto nel Bacco, solo che stavolta non si tratta di riprendere, diciamo così, il barcollare del dio ubriaco, del dio che si abbandona all'ebbrezza, alla sua funzione. Si tratta di riprodurre un momento di profondo coinvolgimento interiore, e cioè l'attimo che precede la battaglia, perché questo David nudo come un Eracle non viene rappresentato come accadrà, come era già accaduto prima e come accadrà spesso dopo, con la testa di Golia ai piedi. Viene rappresentato nell'attimo che precede la battaglia. David sta fissando il nemico, sta fissando il suo avversario e sta scegliendo il punto giusto, il punto debole cui indirizzare la pietra che stringe in pugno. Noi dovremmo osservare la statua da vicino. Guarda, allora, la vediamo lateralmente, ma osservando il volto, vediamo se riesco a trovarlo, un'immagine ravvicinata, ci accorgiamo che, per esempio, le vene lungo le tempie sono rigonfie. Vediamo, 1501, David, qua troveremo, immagino, altre foto. No. Ecco, le vedute. Vedute laterali. Una statua andrebbe sempre vista a 360 gradi. Veduta dal basso. Ancora. Ecco, guardate questo dettaglio, questo particolare, come indicativo. Come sono tese le mani. Guardate l'espressione, la fronte corrugata. Si vede che anche le vene del collo rigonfie. Si vede che David è preoccupato, è in tensione, è come voi prima di una verifica, prima di un'interrogazione. Sa che deve centrare e sa che deve confidare su se stesso, sulla sua forza per riuscire nell'impresa. Ora torniamo a una visione d'insieme. Noteremo che ci sono delle parti del corpo fuori scala, fuori misura. Queste sono le mani, guardate, e il capo, considerando il capo nella sua interezza, quindi collo e testa. Sono più grandi del normale, ma lo sono perché hanno una funzione simbolica particolare. Vi ho detto che Michelangelo è pure un poeta. Ecco, lui comporrà un sonetto famosissimo che recita così:
non ha l'ottimo artista alcun concetto che un blocco di marmo in sé non chiuda col suo soverchio, e adesso mira la mano che obbedisce all'intelletto. I soggetti di questo versicolare quali sono? Il concetto, chiaramente, l'idea che risiede nella mente dell'artista, di qui il focus, l'attenzione speciale dedicata da Michelangelo, che si spiega anche con la necessità di rendere la testa ben visibile, ecco, di chiarire che tutto si sta decidendo lì. E poi la mano che obbedisce all'intelletto. Solo che il sonetto di Michelangelo è un sonetto dedicato, capite bene, a se stesso, al suo lavoro di scultore. E di fatto l'atteggiamento agonico di David contro il nemico che ha davanti è lo stesso atteggiamento di Michelangelo rispetto al blocco di marmo, al colosso che si appresta a lavorare, alla sua impresa titanica di scultore. Quindi titanismo dell'eroe biblico rappresentato, anche se di biblico qua c'è poco, perché è rappresentato come una statua greca. I marcatori del David dove sono? Dov'è la lira? Dov'è la saccoccia? Dove sono gli strumenti del pastore? Dove sono le armi che gli ha donato il re Saul? E poi anche, quindi, esaltazione dello scultore, dell'artista in cui Michelangelo con ogni evidenza si identifica. Si capisce come ci siano tutti gli elementi perché quest'opera diventi l'immagine più efficace dell'arte rinascimentale. Oggi quando c'è una rassegna si usa la ragazza immagine, ecco, il David potrebbe tranquillamente essere il ragazzo immagine dell'arte del Rinascimento. Perciò è stato veramente assurdo e delirante scegliere, per esempio, una mascotte che non fosse il David in occasione dell'esposizione internazionale che si è tenuta a Milano qualche anno fa. Perché se c'è un'immagine che in qualche modo identificarsi, un'immagine identitaria, beh, questo è il David. E i fiorentini lo capirono subito. Infatti, quando l'opera fu finita, nessuno venne in mente di collocarla sul tetto di Santa Maria del Fiore o nella tribuna del Duomo. Ci fu una discussione, a cui parteciparono i capoccia dell'arte fiorentina dell'epoca, tra cui Botticelli, Filippino Lippi, Sansovino, lo stesso Perugino e Leonardo. Leonardo, che con Michelangelo non era in ottimi rapporti, c'era antagonismo tra i due, propone di collocarla nella loggia della Signoria, ma alla fine passa l'altra fazione e la statua viene collocata di fronte Palazzo della Signoria, dove prima c'era la Giuditta di Donatello, che viene relegata all'interno. Quindi diventa il vero signore della piazza, il vero signore di Firenze, e si appresta a diventare l'ultimo canto dell'uomo del Rinascimento, oltre che il principale concorrente dell'uomo vitruviano di Leonardo. Ragazzi, l'ora è finita, vi saluto. Ci vediamo, sto registrando la prossima lezione. Un abbraccio e a presto. Arrivederci, prof. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, professore. Arrivederci.